Buongiorno. Allora, oggi andiamo all'ufficio postale insieme perché devo spedire 3 pacchetti e adesso devo comporre le buste. Per spedire userò queste buste da spedizione e sono buste imbottite perché hanno le bolle d'aria dentro, per non far rovinare quello che devo spedire. La prima cosa da fare è scrivere l'indirizzo del destinatario sulla busta. Scriverò l'indirizzo del destinatario, cioè della persona che riceverà il pacco, sul fronte della busta. Invece, sul retro della busta, scriverò l'indirizzo del mittente, cioè di chi spedisce il pacco, cioè io. Adesso devo chiudere il pacchetto e qui c'è una linguetta adesiva per chiudere il pacco. Però, siccome non mi fido tanto di questa linguetta adesiva, aggiungerò un pezzo di nastro adesivo per rendere la chiusura più sicura. Andiamo. Una volta arrivata all'ufficio postale, mi sono messa in fila all'esterno. Siamo in fila. Una volta entrata, ho preso il numeretto ed è subito toccato a me, quindi mi sono diretta verso lo sportello. Allora, dove là? Buongiorno. Senta, io devo spedire 3 pacchetti. Come? Posta prioritaria classica. Allora. Mentre la signora pesa i miei pacchetti da spedire e attacca le etichette adesive perché i pacchetti possano essere spediti, vi do qualche informazione sugli uffici postali in Italia. Gli uffici postali sono gestiti da un'azienda che si chiama Poste Italiane e questa azienda non offre solamente servizi postali. Gli uffici postali offrono anche servizi bancari, servizi finanziari e servizi di telefonia mobile. E avrete fatto caso che in tutti gli uffici postali c'è anche un bancomat. Per versare o ritirare i contanti e fare altre operazioni. Insomma, si possono fare tantissime cose all'ufficio postale. Comunque ci tengo a specificare che questo video non è sponsorizzato in alcun modo da Poste Italiane, ma semplicemente devo dire tante volte questo nome perché gli uffici postali sono di Poste Italiane in Italia, quindi. Dopo aver consegnato i pacchi da spedire e aver richiesto un'altra operazione, ero pronta per andarmene. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Sia per entrare che per uscire bisogna passare attraverso una bussola di sicurezza, proprio perché le poste funzionano come una vera e propria banca. Allora, sono uscita dall'ufficio postale e fortunatamente, anche se è sabato mattina, non c'era gente, quindi sono stata molto contenta. E niente, adesso torno a casa. Allora, ci ho messo in realtà poco tempo, in totale una ventina di minuti. Più che altro tutto il procedimento per mettere le etichette sui pacchi. La signora era un po' lenta, però va bene, è andata. E niente, spero di aver registrato abbastanza dentro da potervi dire abbastanza parole nuove. Il fatto è che c'era la responsabile dell'ufficio postale che mi seguiva, cioè non è che mi seguiva, voleva essere gentile per aiutarmi e quindi non potevo registrare perché penso che non si possa registrare nell'ufficio postale. Quindi ho fatto una cosa che non potevo fare, ero un po' limitata nei movimenti. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quali parole nuove avete imparato in questo video. E qui per voi ci sono altri video che potete guardare. Grazie mille e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!